Guardi, io escludo che ci possa essere una qualsiasi forma di equazione tra il fenomeno dell'immigrazione e del terrorismo. Il problema è che noi abbiamo visto in altri paesi europei, che è avvenuto che lì dove ci siano delle sacche di marginalizzazione, delle sacche di difficoltà, ci sia stato un intervento spesso riuscito degli elementi che hanno radicalizzato alcuni soggetti e quindi creato un pericolo. È lì che bisogna stare particolarmente attenti ai fenomeni di radicalizzazione, e parlo sia di quelli che possono avvenire sul territorio, sia di quelli che possano avvenire sul web e che spesso avvengono in maniera molto rapida. Lei ha parlato dello strumento delle intercettazioni preventive, quanto sono usate per la criminalità organizzata? Sì, sono utilizzate soprattutto per quello che riguarda le attività di terrorismo, anche per l'attività preventiva, però contro la criminalità organizzata, però contro la criminalità organizzata, soprattutto essendoci molti elementi, vengono utilizzate anche quelle giudiziarie soprattutto, da poter poi utilizzare come prove nei processi. Un territorio come Foggia, dove spesso gli uomini sono pochi, come si fa a contrastare una mafia così grande con pochi uomini? Ma guardi, gli uomini in realtà ne sono arrivati diversi, altri ne arriveranno, e comunque spesso vengono inviati rinforzi da fuori. Io ritengo che le risposte che lo Stato sta dando a Foggia siano delle risposte significative e molto efficaci. Un foggiano sul tetto d'Europa grazie al progetto Leonardo for Children 2022, insomma, di cosa si tratta? Il concorso tratta tre tematiche principali, che sono la pace, l'uguaglianza e il cambiamento climatico. In questa mia opera ho voluto rappresentare il confronto tra le due parti, tra il passato con il vecchio e il giovane, cioè il presente ma soprattutto il futuro, perché dobbiamo vedere nel futuro una visione ottimistica. Se nel passato abbiamo la guerra, l'odio, l'ignoranza e la deforestazione, nel presente invece dobbiamo vedere il verde, la pace e l'uguaglianza.